sia oppressiva! Libertà! 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 Politici, non chi tutela la valle, tutela l'ambiente. I politici devono esserci dentro. I politici. Francesco! Altro che questo. Il commento verso questa sentenza non può che essere ovviamente negativo, perché è stato tenuto in considerazione solo l'impianto accusatorio da parte dei pubblici ministeri e sono state sostanzialmente confermate le richieste che erano state avanzate in sede di discussione da parte della pubblica accusa. Ripeto, stiamo comunque parlando di fatti di resistenza avvenuti in un ambito specifico che comunque hanno avuto una durata non così lunga e quindi si tratta di una sentenza esemplare che io non ho mai visto applicare per episodi simili da parte in altri contesti, da parte di altri tribunali. Poi ovviamente altre considerazioni adesso sono premature, dovremmo aspettare il deposito della sentenza nei prossimi 3 mesi e ovviamente è scontato che provvederemo a depositare un appello nei confronti di questa sentenza. Bene cari amici, eccoci qua, il vostro Saiuz, inizia la trasmissione Don Chisciotte e i mulini a vento. Abbiamo voluto iniziare la trasmissione appunto con la sentenza che c'è stato per la Notav, secondo me personalmente per quello scandalo del maxi processo per gli scontri che sono avvenuti nel 2011, insomma ci sono state 47 condanne e 6 assoluzioni, avete potuto ascoltare. Insomma, le pene sono da 250 euro di multa ai 4 anni e mezzo di reclusione, cioè anche se avessero ucciso qualcuno, neanche i grandi criminali, insomma, addirittura qualcuno che ha commesso dei reati l'abbiamo messo ai servizi sociali e voleva anche lo sconto della pena. Comunque dal pubblico si è elevato, insomma, si sono levate grida, insomma, come vergogna, liberi tutti. E addirittura alcune persone, tra cui anche gli imputati, hanno intonato la canzone Bella Ciao. Insomma 47 queste condanne per un totale di 140 anni di carceri, 6 solamente le assoluzioni. Insomma si è chiuso così, insomma, a Torino questo maxi processo ai Notav per gli scontri che ci furono nel 2011 in Valle di Susa. La sentenza è stata letta dal giudice Quinto Bosio, appunto nell'aula bunker delle Vallette. Abbiamo voluto iniziare così, appunto, lo ripeto, perché questa condanna ci è sembrata una vergogna. Ma adesso entriamo proprio nel vivo della trasmissione Don Chisciotte e Mulini a Vento con il caro amico Alfredo Stori, che chiamiamo subito qui ai microfoni in modo da poter sentire anche dalla sua voce un piccolo commento su questa faccenda, anche se non so se ha seguito tutto. Alfredo, se ci sei batti un colpo, toc toc, vai, sei tutti noi. Ci sono. Carissimi amici, riprendiamo le trasmissioni di Don Chisciotte e Mulini a Vento dopo l'abbuco della scorsa settimana, ma purtroppo non stavo molto bene, quindi non mi è potuto essere in radio. E innanzitutto vi do il numero di telefono per chiamarci, perché sarebbe bravo. Bello. Bravo Alfredo. Sui nostri argomenti avere uno scambio di idee con gli ascoltatori, che possono proporci anche altri argomenti e commentare argomenti che non conosciamo e poter così incrementare questa nostra trasmissione. Il numero è quello di Treviso, 0422 16 2 6 6 2 2. Chiamateci in modo da poter entrare anche voi in trasmissione.
anche per farci delle domande, ma non solo farci delle domande, che la cosa è il meno, secondo me, Alfredo, certo. Per dire insomma il loro parere, l'impressione, ma non tanto sulla trasmissione, ma sui fatti, sugli avvenimenti che accadono oggi in Italia, insomma. Ma anche avvenimenti che accadono nel nostro quartiere, nella vostra città, in modo da avere anche un'immagine più ridotta e più circostanziata della vita cittadina. Purtroppo io Treviso non lo conosco, spero di andare a trovare uno di questi giorni l'amico Sayuz, ma da quello che ho visto in documentari è una gran bella città. Questo è vero. A parte che ci abita Sayuz, ma pazienza, non tutto è l'unica pecca di questa città, sono io. Di questa città parlerò col sindaco. Bene. Iniziamo purtroppo con un argomento di attualità molto triste, anche se ormai lontano da noi, ma è sempre, viviamo sempre nel pericolo lo stesso. Oggi 27 gennaio cadono i 70 anni, il giorno della memoria, della liberazione dei prigionieri da Auschwitz fatti dalle truppe russe. 70 anni che si pensa, si medita, si parla, si scrive su questo buco nero che è avvenuto in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, durante l'ascesa di Hitler al potere, in una Germania civile che ha dato tanto non solo all'Europa ma anche nel mondo. È un buco nero che non siamo ancora riusciti a spiegare in maniera efficiente, in maniera convincente. Quello di cui vorrei così parlare, sottolineare, è sempre stato un mio chiodo fisso, nel senso, ok, Hitler era un folle che per una certa circostanze fortunate per lui della vita è riuscito a salire al potere. Ma quello che mi sono sempre domandato, guardando dei film, guardando dei resoconti storici di quel periodo, è come ha fatto a convincere migliaia e migliaia di persone che le sue ragioni erano giuste. Da una parte Hitler, dall'altra parte il popolo formato che ha creato la polizia di Stato, che ha creato le camicie grigie e via discorrendo. Mi sono fatto sempre questa domanda perché non sono mai riuscito a farmene una ragione, a immaginare per quale motivo degli esseri umani si sono trasformati in belve sanguinarie. Questo mio giudizio, che mi fa rabbrividire comunque, è stato anche studiato in un esperimento fatto nel 1963 da uno scienziato, Stanley Milgram. Il 1963 è l'anno in cui ci fu il processo ad Adolf Eichmann, uno dei più feroci criminali nazisti, e servì a definire e a cercare di rispondere alla domanda allucinante se l'essere umano è meno è crudele di quel che si crede, perché qua ci troviamo davanti a un binomio terrificante: l'ubbidienza a un ordine
e la crudeltà stessa dell'uomo, perché a seguito di un ordine si è giunti alle camere a gas, ai campi di concentramento, allo sterminio di massa di un popolo che noi parliamo di ebrei, ma non è che siano solo ebrei, perché furono sterminati omosessuali, furono sterminati varie categorie di persone disabili, e sui bambini furono fatti esperimenti allucinanti, gli esperimenti medici allucinanti, che hanno proprio marcato della follia, dir poco, dir la verità, eh. È un termine molto blando per definire la cosa. Durante questo esperimento condotto dal ricercatore, da messo insieme sia dagli studi di Milgram e condotto dal ricercatore Mathieu Hollander dell'Università del Wisconsin, che fu pubblicato su una rivista di psicologia, si cercò di creare questo, di ricreare questo binomio. C'erano delle persone che dovevano rispondere a delle domande e dei giudicanti, lo chiamiamo con un brutto termine, che da una giuria di persone che dovevano punire chi sbagliava attraverso delle scariche elettriche. A questo modo le scariche elettriche andavano dai 15 volt ai 450 volt, quindi diciamo da un voltaggio che il fisico umano riesce a sopportare a 450 volt, che praticamente porta alla morte. Il risultato di questo studio è stato allucinante, perché molti di questi si sono scusati al termine dell'esperimento perché dovevano eseguire un ordine, quindi non avevano inserito tra l'ordine e l'esecuzione la propria coscienza. Infatti quasi due terzi degli insegnanti, chiamiamoli così, somministrarono scosse elettriche fino ai 450 volt a chi sbagliava, agli allievi che sbagliavano le risposte. Quindi diciamo qua due terzi erano sottomessi a degli ordini, cioè avevano la sottomissione totale a chi comandava. Non ponevano assolutamente un rifiuto. Poi logicamente l'esperimento era falso, perché non venivano somministrate le scosse elettriche, però rimane sempre il fatto che non c'è stato nessuna ribellione degli insegnanti ad effettuare un compito così sgradevole, così distruttivo. Questo è un pochino questo studio, e dopo lo psicologo poi ha esaminato attentamente i risultati e ha diviso gli insegnanti, sempre tra virgolette, tra quelli ubbidienti e quelli disubbidienti. Qual è il succo della
della cosa è che purtroppo spesso accade che in noi non c'è il germe della disubbidienza, cioè la capacità di contrastare un ordine che non ci va bene, che è contro la nostra morale. Ma questo esperimento non ha solamente una valenza per quel periodo, per spiegare gli orrori nazisti, ha una valenza anche al giorno d'oggi, perché se noi siamo in grado di allenare le persone a una civile disubbidienza, possiamo evitare molti rischi anche sociali. Per esempio, non so, il preside vuole punire un alunno perché secondo lui ha avuto un comportamento negativo, mentre il professore, che conosce meglio l'alunno, si rifiuta di obbedire a questo ordine. Non so, i due piloti d'aereo in una situazione totale emergenza, uno dei due, il superiore, cioè il comandante, effettua una scelta sbagliata e il copilota deve civilmente ostacolare quella scelta sbagliata. E mi viene in mente un pochino il discorso delle crociere Costa. Certamente Schettino si è comportato in maniera non da capitano, però io non credo che nella plancia di comando di una nave esista solo il timoniere e basta, specialmente nelle navi moderne che sono piene di strumentazioni e di controlli continui. Se certamente uno dei copiloti, adesso non so come si chiami in termini marinari, uno degli ufficiali era cosciente del rischio che stavano percorrere nell'inchino verso la costa, certamente ci sarebbe stata evitata una delle più grosse stragi, uno dei più grossi incidenti almeno di navigazione, almeno nel Mediterraneo. Io spero di essere stato chiaro, perché non è una cosa molto semplice questa, però mi ha posto alcune risposte dei miei dubbi, anche se tanti altri rimangono ancora da risolvere. Rosario? No, io volevo riallacciarmi al disco, perché mentre parlavi io stavo appunto pensando, no? Alcuni giorni fa, una settimana fa, su un canale satellitare, adesso non mi ricordo se la Rai Storia o qualcosa del genere, per quanto riguarda la memoria, la Shoah, no? Diciamo lo sterminio degli ebrei che c'è stato, no? Hanno mandato un filmato, cioè tanti filmati che avevano ripresi questi diciamo cronisti militari, cronisti insomma diciamo che hanno seguito la guerra, hanno seguito tutti gli avvenimenti eccetera, certo. Addirittura c'era la regia di Hitchcock, questo filmato che non è mai stato in 70 anni mai stato trasmesso e né fatto vedere nelle sale cinematografiche. È un filmato molto crudo, molto violento, diciamo, nelle sue immagini. Una cosa che a me ha sconcertato tantissimo, perché ho pensato che un popolo così sia stato trattato in quel modo da un altro popolo, insomma da un altro, da altri esseri umani, ecco, se vogliamo dire, certo, che ci reputiamo persone superiori, no? E che siamo riusciti addirittura a commettere diciamo delle azioni così barbare che
secondo me nel mondo animale non esistono, se non per fame. No. Però io guardavo questo filmato e pensavo tra me e me, cioè, queste persone, gli ebrei, hanno subito tutta questa violenza, no? Tutta questa barbarie, l'hanno subita, ma perché oggi a loro volta stanno facendo la stessa cosa con i palestinesi? Anche questo è una considerazione corretta. Mi ha sconcertato, perché dice, c'è uno che ha subito tantissimo, oggi dovrebbe sì, diciamo, reagire diversamente, no? Diversamente, non com'è. Certo. Mentre è diventato uno dei popoli più guerriglieri, insomma, il popolo israeliano, insomma, un governo, insomma, che fa guerra in continuazione, cioè sempre in guerra perenne con i palestinesi, col mondo arabo, eccetera, anche se sì, viene attaccato, eccetera. Poi dietro c'è tutta la storia, sappiamo benissimo com'è andata, ma non quella lì ufficiale che ci vogliono far credere, ci vogliono abbindolare con quella storia ufficiale, però le verità pian piano vengono a galla, no? Si dice. Questo discorso di questi esperimenti comunque mi riporta alla memoria le cose recentissime del mondo arabo, di tutte queste gente che, come i nazisti di una volta, imbracciano il mitra e ubbidiscono ciecamente a chi stravolge la religione a proprio vantaggio. Sì, ma in effetti, se tu fai caso, Alfredo, tutte le maggiori stragi sono sempre state commesse in nome di qualche religione, insomma, perché anche Hitler aveva la sua religione, no? Certo, era una religione molto esoterica, sì. Di maghi, di oggetti sacri ricercati. Sì, insomma, d'altronde Indiana Jones, nel primo film dell'Arca Perduta, è romanzato, però ricorda una realtà, cioè che in effetti gli emissari del nazismo giravano il mondo alla ricerca di oggetti sacri, perché credevano che possedendoli avrebbero conquistato il mondo. Ma poi in effetti, insomma, le armi alla fin fine le stava costruendo la Germania. Volevo ricordare ai nostri amici che stanno ascoltando e stanno guardando sulla web TV e ascoltando sulla web radio la prima puntata ufficiale, perché la prima puntata è la puntata zero che abbiamo fatto, ma questa è la prima puntata ufficiale di Don Chisciotte e i mulini a vento. Sono quattro chiacchiere tra Don Chisciotte, l'amico Alfredo e il sottoscritto Saiuz. Sono le 22:23. Se ci fosse qualche amico in ascolto che volesse dirci la sua, insomma, intervenire e farci sapere la propria opinione, no? In merito, lo può fare o scrivendo in chat attraverso il nostro sito, che è saiuzwebnetwork.it, oppure chiamandoci al telefono, che è il numero 0422 1626 622. Sono le 22:23 in questo momento, caro Alfredo, e io volevo dare una notizia. Volevo interrompere, spezzare questa, diciamo, questo fatto che tu ci hai raccontato, no? Sì. E spezzare la notizia con qualcosa di, diciamo, di più recente, a partire dai nostri giorni, no? Ho scoperto, leggendo un articolo sul fattoquotidiano.it, c'è proprio un piccolo articolo, un articoletto, insomma, su Fatto Quotidiano, che Della Valle, il patron di Todds, dice che è pronto il nuovo partito, insomma, addirittura ha depositato il marchio, che si chiamano Italiani. Insomma, il patron di Todds ha registrato appunto questa nuova formazione e lo ha fatto il 16 gennaio presso l'ufficio brevetti del Ministero dello Sviluppo Economico. C'è un nuovo partito, forse, non so se noi sentiamo la necessità di un nuovo partito, perché io ho sempre creduto la democrazia, insomma, ben venga un nuovo partito, per l'amor del cielo, però io ho sempre paura che facciano tutti la fine, insomma, che stanno facendo tutti quanti. Per esempio, oggi la notizia di altri 10 fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle, mi sembra, al Parlamento, mi sbaglio.
Alfredo. Esatto, esatto. No. Quindi insomma di persone, perché il popolo italiano è fatto così, di persone che prima iniziano una battaglia, poi con qualsiasi scusa, vero, vera o falsa che sia, insomma questa scusa, io non entro nel merito, lasciano un movimento, insomma si mettono da parte. Io penso, forse ne parlavo con te in un fuori onda, Alfredo, io penso che se un politico non si ritrova più non, nel suo movimento politico, no? Nel suo partito, movimento politico, quale che sia, insomma, può essere qualsiasi partito politico, io non credo che debba uscire da quel movimento e restare in Parlamento, perché viene meno proprio tutto il discorso della fiducia che è stata data a questa persona, ma questa persona ma è stata data la fiducia perché appartiene a un movimento o a un partito, insomma, che ha fiducia nei suoi progenitori. E questo è questo il problema sostanziale, cioè tu sei lì a guadagnare milioni di euro senza far niente perché qualcuno ti ha... Non so se non fanno proprio niente. Questo non lo voglio dire. No, Dio, c'è molta gente che lavora anche. Sì, sono moltissimi parlamentari serie che lo fanno. Eliminati 37.000 emendamenti, vuol dire insomma, che qualcuno li ha proposti. Ha fatti. Comunque, è una questione di etica morale, insomma, più che altro. Cioè, io me ne esco fuori, non mi rispecchia più, insomma, questo movimento, questo partito, io esco fuori, però mi dimetto anche dal Parlamento. Perché certo. Dopo, perché no, poi questo... non è giusto che io continuo a prendere soldi, io ti ho votato, tu devi fare i miei interessi, ecco, diciamolo proprio in sintonia così. Se tu giri, diciamo, la faccia, gli dai le spalle a questo movimento che ti ha portato lì e te ne vai a un'altra parte, tu non stai più facendo i miei interessi di elettore, credo, no? Assolutamente, perché... e quindi devi uscire fuori, insomma, andare a casa, insomma. Invece no, è proprio la politica all'italiana, restano lì e restano e continuano a prendersi i soldini dello stipendio, e in questo caso li prendono pieni, perché poi uscendo, penso, dal movimento, so che onorevoli parlamentari, senatori del Movimento 5 Stelle non prendono tutto lo stipendio pieno, no? Perché poi una parte viene data, non so, e quindi comunque, deve fare così. Comunque, ritornando a noi, insomma, leggevo questo articolo di Diego Della Valle, che è pronto, insomma, a fare questo salto in politica. È un imprenditore, tu sai benissimo che io non credo molto negli imprenditori italiani, però insomma, vogliamo darci fiducia, vogliamo dare fiducia, insomma, a Diego Della Valle, non lo so. Però ha già depositato sto marchio, insomma, di questo nuovo partito, addirittura presso l'ufficio brevetti del Ministero dello Sviluppo Economico, non so, ma tutti i partiti hanno presentato poi il marchio, hanno registrato? Io penso di sì. Penso proprio. Comunque, sull'Espresso dice che la formazione si chiamerà Noi Italiani e avrà la scritta blu su sfondo giallo e un bordino tricolore. Insomma, riprende invece l'articolista, insomma, l'articolo sul Fatto Quotidiano.it, dice che insomma riprende un po' lo slogan più volte usato dall'imprenditore marchigiano durante le sue apparizioni nei talk show televisivi, perché è stato spesso in televisione in questi talk show, è stato anche lì con Santoro, la trasmissione di Santoro. Ho capito. No, comunque, c'è una cosa interessante che dice che un articolo che il marchio depositato, e lo sottolinea l'Espresso, non è certamente finalizzato al lancio di una nuova linea di abbigliamento, vista che riguarda la classe 41 e 45, insomma, organizzatori di convegni, vita associativa, insomma, farà un po' di tutto. Comunque, oddio, che non ci troviamo in casa un altro Berlusconi, ecco. No, perché dice che da mesi il numero uno di Todds, appunto, dice che ripete che l'Italia ha prima di tutto bisogno di un governo che cambi radicalmente le politiche sul lavoro, e dice appunto altri 2 anni così e il paese muore, bisogna votare il prima possibile. Su questo nessuno può contraddire la cosa, ecco. Ecco, no, perché? Ma sentivamo la necessità, insomma, caro Alfredo o caro Don Chisciotte, di una nuova formazione politica
così già non stiamo più andando a votare, insomma, diversifichiamo di più sempre questi voti? Beh, la mancanza di elettori è un dramma, diciamo, europeo, e perché sentivo anche, queste sono le novità di questi ultimi giorni, della Grecia, che sì, lo Tsipras, non riesco, Tsipras è stato eletto, è diventato presidente del Consiglio, però se non erro, le persone che sono andate a votare sono circa il 20-30%. No, non lo so, perché non ho visto, appunto. No, sai che mi sono un po' disinteressato di questa vicenda della Grecia, e ho sbagliato, perché almeno mi sarei sentito più pronto anche a dare una mia opinione in merito, no? Sì, questa è poi la questione della Grecia, è poi legata al discorso se uscire o no dall'euro. Discorso che già si fa anche in Italia, Alfredo. Ma uscire, cioè, io parto dal presupposto, io non lo so come se ha fatto giusto la Svizzera. Non è giusto, insomma, uscire o non uscire dall'euro. Qui abbiamo movimenti che vogliono fare i principati sulle città-stato, le regioni-stato. Ritorniamo al Medioevo. Secondo me il discorso è un altro. Cioè, qui non esiste più. La politica del sottocasa soltanto, perché la tua politica del sottocasa si deve poi confrontare con la politica che è globale, che il mondo, non più una nazione può bastare. Esatto, se rende l'idea. È sbagliato come hanno fatto l'Europa, perché non hanno fatto l'Europa dei popoli, ma soltanto l'Europa delle banche. Poi alla fin fine, sì, cioè, sì. Non è quello che ultimamente sei. Comunque è uscita la Svizzera dall'euro, e credo che ci sia stato un grosso crack proprio a livello in quel caso penso, e questo poi lo diranno più gli economisti, insomma, che sottoscritto Sajuz, penso che qualche ripercussione lo si ha, cioè, se uno e l'Europa adesso è un po' terrorizzata da questa elezione greca, perché anche la Grecia vuole uscire con un movimento antinflazionistico dall'Europa, e quindi diventerebbe, loro dicono, un grosso problema. Non sono un economista, quindi non posso valutarlo, però posso commentare questa moda che per me, che non sono più tanto giovane, mi sembra allucinante. Come è successo in Europa, in Italia, dopo le elezioni di Matteo Renzi, questi accordi tra la destra e la sinistra, che non riesco a mandar giù. Anche in Grecia sta succedendo la stessa cosa, che ci sta creando un accordo sinistra vincente, senza grandi meriti, con la destra nazionalista e antinflazionistica. Ai miei tempi questo non era possibile, anche se correva certamente buon sangue, perché non era come adesso che si vedono liti paurose tra deputati, sbandamenti a destra e sinistra di deputati, cambiamenti di bandiere, eccetera. Però non è mai successo che ci si fosse, se non per motivi molto validi, una concordanza di intenti tra le due ali del Parlamento. È triste, ecco, perché allora chi è di sinistra non ha più la fiducia, non ha più fiducia verso il governo eletto.
E adesso vedremo cosa dicono quelli di Rifondazione Comunista che stanno inneggiando alla vittoria greca della sinistra. Dubito molto che sia questo il modo corretto di governare uno Stato. Certamente se uno fa una politica come si può dire corretta dalla parte sinistra e anche dalla parte destra, ci può essere un vago intendimento, però la collaborazione non credo che sia un fatto molto positivo, anche perché sono due versanti completamente opposti. Vi ricordo, carissimi amici, il numero di telefono per rompere le scatole all'amico Sayuz. Sì, che mi mettono in difficoltà, hai capito? Lo 0422 16 266 22. Telefonateci per qualsiasi motivo, per dire la vostra, in modo da fare un confronto di idee, che è sempre un fatto positivo. Questo è vero. Volevo ricordare anche che c'è una chat sul sito sayuzwebnetwork.it, che è importante. Se volete intervenire, fare delle domande, volete chiamarci al telefono, lo potete fare anche attraverso questa chat, che è meravigliosa, quindi non vi tranquilli, potete rimanere nell'anonimato attraverso la chat. L'unica cosa che chiediamo e di non offendere nessuno, perché non è con le offese che si risolvono i problemi. Assolutamente. Già vediamo la TV, la Rai, Mediaset, i talk show, che sono solamente un guazzabuglio di insulti. Poi va di moda che il personaggio insultato si alzi e se ne va, e mi ricorda un vecchio detto che purtroppo in radio non si può dire, ma è molto attuale. Sfogliando qua il giornale, trovo in focus un articolo che ho così trovato in questo momento, che può essere tragico e può essere anche molto ridicolo. Un sito ci dice quando moriremo. Internet, che ormai ci indica la strada della vita in qualsiasi ramo vogliamo indirizzarci, succede che anche un sito, troviamo anche un sito in cui ci dice il giorno della nostra fine. Oddio, non ci credo molto, per molte ragioni, però si rifà un pochino al vecchio detto dei frati e dei prelati del Medioevo: ricordati che devi morire. Su questo nessuno dice niente, perché in definitiva dovremmo ricordare tutti i giorni che dobbiamo morire per poter vivere pienamente. Chi è credente, però, insomma. Ecco, esatto. Però addirittura trovare online un portale che fa la stima approssimativa di quanto tempo possiamo ancora godere, non è proprio il massimo. Oddio, mi è capitato anche a me questo discorso, purtroppo ho avuto un grave incidente e a livello assicurativo, calcolando la mia età, un livello assicurativo, l'INAIL mi ha detto: le daremo una rendita per 17 anni, perché lei vivrà 17 anni. Dico: vabbè, non sono 17 giorni, possiamo accettarlo.
ma porre dei limiti. Insomma, hanno stabilito quando devi vivere, in poche parole. Esatto, mi ha stabilito per quanto tempo ancora le tabelle INAIL ci danno ancora da vivere. Per esempio, qua fa un esempio, dice: una donna italiana di 30 anni venuta alla luce il 12 giugno del 1984, stando ai calcoli dovrebbe spegnersi il 23 marzo del 1076, vicino al compimento del 92esimo anno. Però, a questo punto 92 si anni, il countdown. È una bella età, 92 anni, no? Beh, Dio, andrebbe bene, non ci possiamo lamentare. No, e dice, questo è ancora più bello, a questo punto si attiva un countdown meno 61,2 anni al funerale. Oddio. Sì, a me darebbe fastidio una cosa del genere, personalmente. Io preferisco dire, vabbè, viviamo il quotidiano, che almeno, insomma, è che meglio che tutti i giorni è come se fosse l'ultimo, no? Esatto, ah, questo è indispensabile. La donna, cerchiamo di vivere bene. Questo bisogna cercare di farlo. Dice anche: la donna inoltre può confrontare la sua sorte con quella delle coetanee del mondo. La donna malese morirà a 72 anni, la tedesca 89 anni e mezzo e la statunitense quasi 87 primavere. Mi ricorda, e purtroppo mi ricorda, ma la mia memoria non è buona, come la una mia. Serie di libri che sono usciti di Cooper, se non erro, in cui si racconta che fino dall'antichità esistevano delle persone che scrivevano in continuazione su dei libroni in un monastero l'età di quando dovevano morire le persone. Era, diciamo, un'anagrafe al contrario, che invece della nascita scrivevano quasi sotto ipnosi mistica di ogni abitante della terra, sì, quando dovrà morire. Qui è un affare del genere, ecco. Andrò a interpellarlo, vediamo quando muore. Prova. Perché ti interessa sapere? Sì, ma se non muoio voglio i danni, però. Perché ti hanno messo una crisi addosso che fa spavento. No, più che altro tu fai tutte le tue cose, io non ho niente da lasciare a nessuno. Però immagina una persona ricca o con delle proprietà deve cominciare a decidere dove, a chi lasciare. Io non so se noi abbiamo nella nostra vita è già stata decisa la nostra morte, no? Per chi è credente sicuramente sì, no? La mia vita, la morte è stata decisa, però. Sì, no, dico per chi è credente così, essere... no, la morte c'è però. Io penso che, insomma, viviamo la giornata e non se ne parla più, insomma, inoltre che andiamo a pensare a tante cose, perché ogni giorno combattiamo, anche quando mangiamo si combatte con la morte, si diceva una volta, no? Quindi lasciamo stare. Figuriamoci. Volevo passare invece, ricordando ai nostri amici il nostro numero, che è lo 0422 1626 622, chi volesse chiamarci oppure interagire con noi sulla nostra chat, che la trovate sul sito sciutzwebnetwork.it, passare un altro argomento. Tu sai che l'argomento religioso sì, mi sta a cuore, però mi stanno a cuore anche, diciamo, la correttezza, insomma, delle persone. E quindi ce l'abbiamo fatto venire, caro Saio. Sono le 22:44 in questo momento, quindi io penso che con questa notizia da commentare potremmo andare anche verso la chiusura. Io riguardo la religione, no? Cioè, in Lombardia, no? Sì. Il consigliere regionale in quota Lega Nord al Pirellone a Milano, mi sembra che l'abbia detto oggi o ieri, adesso non lo so quando l'abbia detto, cioè,
rivolta all'Islam, dice: dobbiamo trattare l'Islam per quello che è, una religione diversa dalle altre. Cosa ti fa pensare questa affermazione? Secondo me è un'affermazione abbastanza... Allora, l'Islam è una religione, è ovvio che sarà diversa dal cristianesimo, diversa dall'ebraismo, diversa da un'altra religione. Cioè. Ogni religione... Ma è un'affermazione, cioè chissà, voleva dire, insomma, dobbiamo trattare l'Islam per quello che è. Due punti, una religione diversa dalle altre. Ha detto... Fabio, una scoperta incredibile questa. Ha scoperto l'acqua calda. Fabio Rolfi, che è il consigliere regionale in quota Lega Nord al Pirellone a Milano, cioè, che ha argomentato, insomma, dice nell'articolo, così la posizione della maggioranza sulla modifica alla legge urbanistica regionale, che ha introdotto nuove regole per l'edificazione di edifici di culto. Cioè, in parte questa legge è stata emendata per aggirare i profili di incostituzionalità sollevati alla vigilia del voto. Comunque ci sono stati richiami dell'opposizione che hanno tacciato la maggioranza di islamofobia, dicendo una legge propagandistica che non risolve nessuno dei punti che la maggioranza porta nelle sue argomentazioni. Questo l'ha spiegato Eugenio Casalino, che è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Insomma, in poche parole, siamo sempre lì, insomma. L'Islam è una religione, come tutte le religioni, alle persone buone e alle persone cattive. Ma io l'altro giorno parlavo con un mio amico sul problema delle religioni, e le tre, l'Islam, i musulmani, gli ebrei e i cristiani nascono tutti da un unico ceppo, che è quello di Abramo, quindi hanno una nascita omogenea. Poi, in effetti Gesù lo vedevano come un profeta, no? Gesù lo vedono come un profeta, anzi addirittura Gesù è superiore a Maometto, perché quando ci sarà la fine del mondo sarà lui a tornare, non Maometto. Nel Corano è scritto questo. Sì, questo è il Corano. Poi se noi con tutte queste storie, e il presepe non si può fare perché si offendono, e questo non si può fare perché si offendono, se noi vogliamo rimanere in una struttura corretta dell'Islam, metà del Corano è identico all'Antico Testamento. C'è la nascita di Gesù, la concezione vergine di Maria e i vari profeti e via discorrendo. E non ho mai indubbiamente, siamo noi che ci, purtroppo, non solamente noi, questa ventata di follia che ha percorso l'Islam attuale, che è un Islam inventato, come il discorso del burka, del velo, tutte queste cose non si leggono nel Corano, non ci sono. Purtroppo è un po' il discorso, cioè, per opprimere i popoli e per opprimere i fedeli e per far trasformare l'Islam in una cosa terribile, come purtroppo in parte è diventato, ci sono inventate storie fantascientifiche. Certamente il discorso delle guerre nel Corano ci sono, degli assassini ci sono, ma se andiamo a guardare la Bibbia, nell'Antico Testamento sono successe le stesse identiche cose: popoli sterminati, Babilonia, Sodoma, Gomorra, eserciti rasi al suolo, ci sono anche quelli. Io onestamente non trovo
una grossa differenza tra la struttura del Corano e la struttura dell'Antico Testamento, e parliamo, del Nuovo Testamento, che è una visione completamente diversa. E invece si è voluto creare questo clima di terrore, perché a un certo momento ritorniamo al discorso della Shoah, della memoria, utilizzando il terrore e lo sfruttamento dell'obbedienza nel terrore, si fa fare al popolo quello che uno vuole, e nascono tutti questi santoni musulmani che uno dice una cosa, uno dice l'altra, e via discorrendo. E d'altronde si parlava l'altro giorno proprio con un amico del discorso della carne, delle materie islamiche, che sta qui a Bologna, perlomeno ce ne sono molte, e io ho mangiato della carne con il loro procedimento di uccisione per dissanguamento, è molto buona, questo assolutamente, carne di vitello, di manzo, eccetera. Ma fanno poi la stessa cosa gli ebrei, perché anche gli ebrei uccidono gli animali per alimentazione, per dissanguamento. Cioè, definitivamente si trovano sullo stesso territorio ebrei e musulmani che hanno tantissime cose in comune. È questo che mi preoccupa enormemente. Poi non è che io sia molto colto su queste cose, ecco. Il Corano l'ho letto, sì, questo sì, però non ho la profondità. Io mi ricordo semplicemente due annotazioni. Uno, quando Maometto disse: quando si uccide una persona si uccide tutta l'umanità, e questo è corretto, perché se noi uccidiamo una persona siamo poi disposti a uccidere tante altre persone, e l'uomo si degrada verso l'animale. Ma anche nel rapporto con i cristiani, Maometto ha sempre avuto dei rapporti ottimi, anche perché fu istruito sulla religione da un frate, da un monaco cristiano, fu educato alla religione. L'altra cosa invece, che è sempre questa è un hadith, gli hadith sono delle frasi che ha detto il profeta o altri, che sono state comunque controllate da tante persone che confermano che quella determinata cosa è stata detta. Una volta dei cristiani andarono nella moschea dove pregava Maometto e urinarono contro le pareti della moschea. Se fosse successo adesso, apriti cielo, guerra santa, stragi e via discorrendo. Invece Maometto disse ai suoi fedeli: fate allontanare chi ha fatto questo e poi pulite. Quindi c'è una bella differenza tra la concezione terroristica dell'Islam attuale e l'Islam reale del Corano. Proprio un vuoto abissale. E poi sappiamo, come sappiamo anche nella religione cristiana, quante volte la Chiesa ha girato il senso delle parole della Bibbia a proprio beneficio, e le confessioni, e le guerre sante, e le stragi a Gerusalemme, e le stragi degli albigesi in Francia,
Cioè, abbiamo un elenco di stragi che non so se l'Islam sia arrivato a tanto. Io direi, Rosario, dopo queste considerazioni Sì, che mi questa era lasciano. l'ultimo, che era l'ultima considerazione, appunto. Sì, questo è Io molto penso importante. che ognuno deve essere libero di professare la propria religione. Alla Ovviamente, libertà. però un momento, vorrei essere chiaro su una cosa, con la quale Certo. credo io. Essendo uno Stato laico il nostro, tutto deve essere visto, diciamo, anche sotto questo aspetto. Certo, indubbiamente, Perché in uno Stato indubbiamente. laico bisogna rispettare quelle che sono le leggi dello Stato e questo è Esatto, fondamentale. esatto. Ovviamente in uno Stato di democrazia, uno Stato di diritto, in uno Stato dove vige la libertà, ognuno può professare la propria religione, basta che non commetta atrocità, insomma, non commetta, No, che non diciamo, commetta atti atti contro la legge. sconvenienti ad altre religioni, ecco. Altri giochi. Quindi, cioè, io non Cioè, trovo nulla di male che ci possano essere delle moschee e che i musulmani possano pregare, insomma, con la loro ma religione nelle certamente, ma moschee, certamente. come ci devono essere le chiese, come ci devono essere tante altre cose, ovviamente, per rispettare appunto la libertà dell'individuo che è fondamentale, insomma. No, è un po' il discorso di questo, per chiudere, poi finisco, di questo discorso contro gli omosessuali. Come, cosa ti dà fastidio? Se tu non lo sei, non lo sei. Che un altro lo sia, non ti dà problemi. Io la considero così, a Ma volte. quello è sempre l'aspetto, diciamo, che le persone sono chiuse. Ma certo, Cioè, purtroppo. quando una persona non riesce ad allargare la propria mente, no? Il No, perché non pensiero, c'è della andare cultura, oltre. non esiste la cultura. Ovviamente, cioè, ci sono gli eterosessuali, ci sono gli omosessuali, ci sono le persone che credono in un Dio, altri in un altro Dio, Altri, non insomma. altro, altri che dicono sappiamo la data della tua morte, Io non è un problema, ecco. non mi interessa, non vado, non mi interessa la cosa, non ci vado. Io seguo quella che è la mia idea e vado avanti, però non mi metto a combattere quella cosa a meno che Assolutamente. non commette delle atrocità, non commette degli atti che vanno Ecco, contro quello la legge, indubbiamente. soprattutto la legge di uno Stato che vanno rispettate comunque, insomma, le leggi Una dello volta Stato si diceva vivi e lascia da vivere. vivere. Adesso Quindi invece è così. Bene, cari vivi e amici. ammazza gli altri. Va Sì. bene, carissimi ascoltatori, grazie di averci sopportato per quest'oretta circa. Sì, 2 minuti all'oretta esattamente. Sono le 22:58 in questo momento. Oh, siamo precisi. Siamo precisi, eccetera. Abbiamo fatto, diciamo, queste 4 chiacchiere tra Don Chisciotte, Alfredo e sottoscritto Saiuz. Cerchiamo di, con le nostre chiacchiere, perché poi in effetti quelle che facciamo sono, diciamo, nostre opinioni, nostri pensieri, non è che sono il Assolutamente, Vangelo, ecco, ognuno le assolutamente. sue, però con questo noi vogliamo condividere quello che pensiamo con tutti gli altri. È lo spirito proprio del network, quello di condividere. Perché questo? Perché vogliamo che le persone comincino a ragionare, avere una propria idea e anche poterla esprimere, quello che noi facciamo, cioè riuscire a far esprimere la propria opinione. E il network, Certo. Science Web Network, appunto, vuole essere questo, insomma, se qualcuno ha qualcosa da dire, soprattutto nelle prossime trasmissioni, può intervenire, può lasciarci dei commenti. Lo può fare benissimo e esprimere la propria opinione con tutto il nostro rispetto perché ognuno ha la sua. Con questo è tutto. Noi vi diamo appuntamento se riusciamo martedì prossimo, vero Certo. Alfredo? Sempre dalle ore 20, 22, insomma, con altri commenti, altre notizie che ci saranno perché Altre chiacchiere. altre chiacchiere, Poi se ci cercheremo anche di sarete. fare delle trasmissioni un po' più allegre, con Sì, argomenti più. senza morte in mezzo, caro Alfredo. Basta.
perché questa proprio quella della morte non mi va giù, però è una notizia, esiste, bene, amen, come dico sempre, amen. Quindi, ricordati così, che devi morire, sei il frate frappista, no? Se camminava, esatto, esatto. Se ok, capito. A te l'ultima parola, presidente. Bene, le 23, il direttore di questa barca, ecco, sono le 23 in questo momento. Questa trasmissione verrà messa in podcast, verrà messa su YouTube, verrà replicata, e quindi ascoltateci, seguiteci e seguite tutte le trasmissioni del nostro network a partire da lunedì con i due compari, col mercoledì con Spazio Aperto, con l'amico Massimo Bonella di PianetaOggiTV.net, che è una testata all news di informazione costante, perché Massimo spazia tutto ciò che è l'informazione, insomma tratta solo quella, e quindi dà delle notizie anche che altri non danno, insomma. E quindi seguiteci sempre fino ad arrivare, insomma, ai nostri Ecomondo 2000 la domenica mattina alle 11, con appunto una rassegna stampa, i fatti, gli avvenimenti della settimana, sempre condotta dall'amico Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV. Vi ricordo che il 4 febbraio alle ore 22, quindi un mercoledì 4 febbraio, quindi la settimana prossima se non sbaglio, riprenderà la trasmissione Liberi Orizzonti. Avremo degli ospiti, anzi andate sulla nostra pagina di Facebook e c'è l'evento, quindi sapete anche chi sarà l'ospite della puntata. Con questo è tutto, io anzi vi chiedo di mettere mi piace sulla pagina di Facebook, perché mi sto facendo prendere da Facebook, caro Alfredo. Bene. Abbiamo... Io faccio la condivisione, ecco, man mano che mi arrivano io li condivido. Sì, e soprattutto seguiteci anche sul nuovo canale su Caster FM, che è sciutzwebnetwork.caster.fm, e andate a cliccare sulla manina che vedete su questo sito dicendo mi piace Sciutz Web Network. Con questo è tutto, grazie Alfredo, grazie a chi ci ha avuto grazie la pazienza di ascoltarci. Grazie, e ci sentiamo alla prossima volta. Questa trasmissione non ha musica finale, quindi termina così, col nostro viso, il nostro pensiero. La troveremo, la troveremo. Benissimo, grazie a tutti e arrivederci.